Ciao a tutti, benvenuti sul mio canale. Per il video tutorial di oggi io ho utilizzato il cotone che l'azienda DoiTu mi ha gentilmente inviato per la realizzazione del video tutorial. Ringrazio l'azienda per il gentile pensiero. Io ho utilizzato per il mio progetto il cotone riciclato, il cotone dell'azienda olandese UKED. È un soft cotton veramente molto molto morbido. È composto dall'80% di cotone riciclato e dal 20% di fibre, di altre fibre, anche queste riciclate. Il gomitolo è da 50 grammi, in 50 grammi ci sono circa 85 metri. È consigliato l'utilizzo dei ferri ad un uncinetto del numero 4. Il cotone è molto morbido, veramente molto morbido, è uno spessore abbastanza consistente, per questo viene consigliato l'utilizzo di un uncinetto dal 4 in su. Io l'ho lavorato con un uncinetto del 4,50, questo dipende un po' dalla tensione che voi date al filato. Ho utilizzato poi l'uncinetto Smirne che mi sono fatto inviare sempre dall'azienda DoiTu, l'uncinetto della prima. Ho scelto la variante colore Ibiza, che è un bianco veramente molto molto bello, e la variante lavanda. Vedete, questo abbinamento io lo adoro, è un abbinamento che mi piace veramente molto. Passiamo subito allora alla realizzazione del video tutorial. Si comincia facendo una catenella di 6 maglie, quindi una, due, tre, 4, 5 e 6. Chiudo a cerchio con un punto bassissimo. Faccio 3 catenelle, 1, 2 e 3. Queste 3 catenelle mi sostituiscono il primo punto alto. Ora all'interno dell'anello che si è formato vado a realizzare 15 punti alti. Perché con le 3 catenelle che ho realizzato che sostituiscono il primo punto alto avrò un totale di 16 punti alti. In questo modo. Ho lavorato tutti i miei punti alti ed ora vado a chiudere nella terza catenella con un punto bassissimo. In questo modo. Ora faccio 3 catenelle, una, 2, 3 che mi sostituiscono il primo punto alto, 2 catenelle di separazione, quindi ho fatto un totale di 5 catenelle e nel punto seguente, prendendo solo l'asola posteriore, vado a realizzare un punto alto. Ora faccio 2 catenelle di separazione, una e una, 2, filo sull'uncinetto. Nel punto seguente, sottostante, vado a prendere soltanto l'asola posteriore, entro e faccio il mio punto alto. 2 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, vedete com'è formata l'asola, c'è un'asola anteriore e l'asolina posteriore. Quindi io entro in questo modo, vedete, e vado a lavorare nella parte posteriore dell'asola. Vado a lavorare in costa retro, quindi ho fatto il mio punto alto, 2 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, prendo l'asola posteriore in questo modo e vado a realizzare il mio punto alto. Proseguo per tutto il giro facendo 2 catenelle di separazione e un punto alto in costa retro sotto ogni punto alto sottostante. Ho terminato il giro facendo le 2 catenelle e il punto bassissimo nella terza catenella di inizio giro. Ora faccio ancora le 3 catenelle, 1, 2 e 3 e vado a lavorare un punto alto in ogni catenella e punto alto sottostante. Quindi ho 2 catenelle di separazione nel giro precedente. Andrò a lavorare 2 punti alti, 1 e 1, 2. Ora nel giro sottostante mi trovo un punto alto, quindi andrò a fare un punto alto all'interno del punto alto sottostante. Ora mi trovo ancora 2 catenelle di separazione che ho realizzato nel giro precedente
e quindi vado a fare due punti alti, 1 e 1, 2. Ora allento un pochino il filo. Nel giro sottostante ho il punto alto e quindi andrò a fare un punto alto all'interno del punto alto del giro precedente. 2 catenelle, quindi faccio due punti alti, 1 e 1, 2. Ho il punto alto sottostante e quindi andrò a realizzare un punto alto all'interno del punto. Proseguo con questo schema fino alla realizzazione del giro completo. Termino il giro facendo un punto bassissimo nella terza catenella di inizio lavoro. Fatto. Comincio ancora facendo 3 catenelle. Una, 2, 3 che mi sostituiscono al primo punto alto e 2 catenelle di separazione. Ora salto un punto sottostante, questo punto, e nel successivo vado a lavorare un punto alto in costa retro. L'ho preso male il punto. Ecco fatto, faccio il mio punto alto, 2 catenelle di separazione. Salto un punto del giro precedente, nel successivo vado a realizzare un punto alto in costa retro, scusate. Filo sull'uncinetto, salto un punto, nel successivo vado a realizzare il mio punto alto. Lo schema da seguire è sempre questo, bisogna alternare, ora vi faccio vedere su quello che ho già realizzato. Bisogna alternare giri di punti alti e giri di punti rete. Quindi il punto rete, vedete, ve lo sto mostrando adesso. Si fanno le 2 catenelle, si salta un punto alto di base e nel successivo si fa il punto alto. Si prosegue con questo schema, ora vi dico esattamente per quanti giri. Allora, conto i giri di punti alti, quindi sono 1, 2, 3 e 4. Quindi realizzate 4 giri seguendo lo schema che vi ho appena illustrato. Io lavoro su un campione ridotto perché non ho necessità di realizzare un altro sottopiatto che poi voi potete utilizzarlo anche come centro. Lo realizzate nel colore che volete, potete utilizzarlo anche come centro. Se proseguite con la lavorazione potete realizzare anche un bel copritavolo, un bel copritavolo rotondo. Ecco, la misura, io ho lavorato la misura per la circonferenza per un piatto, perché è la misura perfetta per fare un sottopiatto. Poi invece voi, a seconda dell'utilizzo che ne volete fare, potete proseguire con la lavorazione. Se invece volete realizzare un centrino più piccolo da mettere, non so, in un bagno per appoggiarci un profumo, qualche cosina, lavorate qualche giro in meno. Comunque questa è la misura standard per un sottopiatto. Quindi ricapitoliamo, proseguite lavorando per tutti i giri che sono necessari, quindi 1, 2, 3, 4 giri di punti alti. Logicamente, con la misura, logicamente, se volete fare, mi ripeto, se volete fare il sottopiatto, altrimenti proseguite per tutta la misura che desiderate voi. Raggiunta la misura desiderata, è il momento di passare a realizzare il bordo utilizzando l'uncinetto Smirne. Io, come vi ho detto in precedenza, lavoro su un campione ridotto in quanto il mio sottopiatto è già stato realizzato. Vi ho illustrato i due passaggi che bisogna realizzare, i due moduli che bisogna realizzare, quindi punto alto e punto rete con le 2 catenelle di separazione. Adesso cominciamo a lavorare con l'uncinetto Smirne per realizzare il punto rococò. Questo punto viene definito in molti modi, punto rococò viene chiamato in molti modi, punto Smirne, punto rococò, punto colonnine. Ciò non toglie che sempre il punto base per realizzare i pizzi, per realizzare le lavorazioni con il pizzo irlandese.
Oltre a questo vi mostrerò poi il fiore per rifinire, che anche quella è una figura base per la realizzazione dei pizzi irlandesi. Quindi imparate bene come si realizza il punto rococò, il punto smirne, il punto colonnine, chiamatelo come volete, perché poi vi servirà anche quando andrò a realizzare dei tutorial con la tecnica del pizzo irlandese. Quindi prendiamo subito l'uncinetto smirne. Dobbiamo cominciare facendo 3 catenelle. Potete utilizzare sia l'uncinetto smirne per fare le 3 catenelle di inizio lavoro che l'uncinetto classico. Allora, per fare le 3 catenelle con l'uncinetto smirne, procedete in questo modo. Mettete l'asola proprio sotto il gancetto di ferro e con il dito abbassate la levetta e la tenete chiusa. Filo sull'uncinetto, sganciate la levetta e fate scorrere l'asola. Ora si porta l'asola sotto alla levetta, si tiene chiusa con il dito e si fa la seconda catenella. Si sposta la catenella, l'asola sotto alla levetta, si chiude la levetta, filo sull'uncinetto, si sgancia la levetta e si va a realizzare così la terza catenella. Ora si porta l'asola nella parte più cicciotta dell'uncinetto smirne, nella parte più grossa, e si vanno a fare 10 gettate in questo modo: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Vedete, io man mano che faccio la gettata tengo il filo con il dito. Cercate di tenere il filo molto morbido, altrimenti poi si fa fatica a farlo scorrere attraverso il gancio. Ora si avvicinano tutte le asole, tutte le gettate sotto la levetta e si tiene la levetta con il dito. Si punta l'uncinetto all'interno dello spazio sottostante e si estrae il filo. Adesso dobbiamo fare scorrere le asole sopra al gancio, quindi si lascia andare la levetta. E aiutandoci con le dita bisogna fare scorrere tutti questi fili, tutte queste gettate sopra all'uncino, in questo modo, vedete? Ora si tira leggermente il filo per allentare un po' il lavoro, si passa l'asola sotto al gancio di ferro, si carica il filo, si fa scorrere e si chiude così il lavoro. Quindi filo sotto alla levetta, asola sotto alla levetta, una catenella e la seconda catenella. Ora riprendiamo ancora facendo 10 gettate, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Avvicino tutte le gettate alla mia levetta. Mi raccomando, tenete sempre il filo molto morbido. Punto l'uncinetto all'interno dello spazio sottostante ed estraggo il mio filo. Ora con le dita mi aiuto perché devo far scorrere tutte le mie gettate sopra l'uncinetto in questo modo. Ecco fatto, piano piano facciamo scorrere. Ora faccio passare i miei fili sotto alla levetta in questo modo. Carico il mio filo, estraggo e realizzo il mio punto. Filo asola sotto la levetta, una e una, 2 catenelle. Ripeto ancora una volta: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Avvicino tutti i fili alla mia levetta. Punto l'uncinetto, estraggo il filo, con le dita mi aiuto e faccio scorrere tutti i fili sopra l'uncinetto, in questo modo estraggo il mio uncinetto, sposto l'asola sotto alla levetta, carico il filo e vado a chiudere. Allora, la difficoltà nella realizzazione di questo punto, che poi potete anche realizzare con l'uncinetto classico tradizionale, non ci sono problemi. Potete farlo se siete già più esperte. L'uncinetto smirne, ad esempio, vi facilita molto il lavoro in quanto i punti non vi possono sfuggire dall'uncinetto. La difficoltà sta nel dare la stessa tensione quando fate il gettato del filo sull'uncinetto.
perché viene naturale, adesso vi faccio vedere, fare il gettato e stringere molto il filo, tenerlo molto stretto per paura che sfugga dall'uncinetto. Se voi lo tenete troppo stretto, logicamente poi anche aiutandovi con le dita non riuscite più a farlo scorrere sopra all'uncino. Se invece voi tenete, fate fate i gettati abbastanza morbidi, vedete? Vedete come tengo il filo morbido? Poi un attimo farlo scorrere sopra all'uncinetto, vedete? È veramente semplicissimo. E cercate di dare al filo sempre la stessa tensione. Lo so che può sembrare difficile, credetemi, non lo è. Dopo che avete fatto 2 o 3 punti, vi viene in automatico, riuscite a capire qual è la tensione giusta da dare al punto. Allora, adesso proseguite con questo schema fino a quando non avete realizzato tutto il bordo del centro. Il risultato che si ottiene è questo. La chiusura la fate in questo modo, realizzate gli ultimi 2 punti, le ultime 2 catenelle. Poi si punta il filo nella terza catenella di inizio lavoro, quindi una, due, tre, no, questa qua. Vediamo un po' se riesco. Scusatemi, perché sono, no, è questa, sono un pochino scomoda. Si chiude, punto bassissimo e si va a chiudere il lavoro in questo modo. Tagliate il filo e il centro adesso è terminato. Ora vi mostro come realizzare la rosa d'Irlanda. Come vi ho detto prima, è una figura basica, è una figura proprio base per la realizzazione del pizzo irlandese. È un fiore veramente molto semplice da realizzare. Adesso ve lo mostro con il filato in contrasto con il filato bianco e poi andremo a completare il nostro centro. La rosa irlandese io la realizzo con lo stesso cotone nella variante Ibiza, quindi bianca, e lavoro il tutto con un uncinetto del 3,75. Comincio facendo l'anello magico. Faccio la mia catenella di chiusura. Ora vado a realizzare 5 catenelle. 1, 2, 3, 4 e 5. All'interno dell'anello che ho realizzato vado a lavorare un punto alto. 3 catenelle, 1, 2 e 3 e un altro punto alto. 3 catenelle, 1, 2, 3 e un altro punto alto. Devo avere un totale di 5 punti alti perché le catenelle di inizio lavoro mi sostituiscono il primo punto alto. Ho terminato di lavorare i miei punti alti, ho chiuso nella terza catenella di inizio lavoro con un punto bassissimo. Ora vado a realizzare un punto basso all'interno dello spazio sottostante. Ora faccio 4 punti alti, quindi 1, 2, 3 e 4. Vado a realizzare un punto basso sul punto alto, sulla colonnina del punto alto sottostante. Ora, all'interno dello spazio seguente, vado a realizzare ancora 4 punti alti. 1, 2, 3 e 4. E sul punto alto del giro sottostante vado a fare il mio punto basso. Ecco, in questo modo. Proseguo con questo schema fino alla realizzazione di 6 petali. Ho terminato con il mio punto basso. Ora faccio una catenella e vado ad agganciarmi sul retro del lavoro con un punto bassissimo. In questo modo. Ora faccio 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4. Allora, ricordatevi questo schema. Abbiamo cominciato con 3 catenelle e 4 punti alti.
Ora facciamo 4 catenelle e 5 punti alti. Ad ogni giro aggiuntivo noi andremo a lavorare una catenella in più e un punto alto in più. Quindi 4 catenelle e vado ad agganciarmi con un punto, in questo modo, con un punto basso. Allora, aspettate che lo inquadro bene, vediamo un po'. Allora, così faccio la mia catenella che ho disfatto per errore, così. Poi vado a puntare l'uncinetto, scavallo il punto alto sottostante e faccio un punto basso. 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4. Piegate, se vi riesce più comodo, piegate il petalo. Prendete come punto di riferimento, in questo modo, passate l'uncinetto sul punto sottostante, sotto il punto alto sottostante e fate un punto basso. 4 catenelle, 1, 2, 3, 4. Si scavalla il punto alto sottostante e si fa un punto basso. Si prosegue fino alla realizzazione di 6 archetti. Ho chiuso l'ultimo mio archetto con un punto sopra al punto alto del giro precedente. Ora vado a realizzare un punto bassissimo all'interno dell'archetto. In questo modo faccio 3 catenelle, 1, 2 e 3 e vado a realizzare altri 4 punti alti perché queste 3 catenelle mi sostituiscono il primo punto alto. Nel giro precedente abbiamo fatto 4 punti alti, in questo giro ne dobbiamo fare 5. Quindi, allora 1, 2, 3, 4 e facciamo ancora un punto alto. Ora bisogna fare il punto basso sopra al punto alto del giro precedente. In questo modo 5 punti alti all'interno dell'archetto. Mentre nel giro precedente abbiamo fatto il punto basso scavallando il punto alto sottostante, adesso il punto basso lo facciamo sopra al punto alto. Quindi ho fatto un punto alto, 2, 3, 4 e 1, 5 e vado a realizzare il mio punto basso sopra al punto alto del giro sottostante. Ora proseguo con questo schema fino alla realizzazione, fino alla lavorazione di tutti i petali. Ho terminato di lavorare tutti i miei punti alti e chiudo l'ultimo petalo con un punto basso nel primo punto, nella prima catenella di inizio lavoro. Ora faccio una catenella e vado ad agganciarmi sul retro del lavoro con un punto bassissimo perché dobbiamo fare ancora gli archetti. Adesso dobbiamo aumentare il numero delle catenelle di una. Quindi in questo giro noi abbiamo fatto 4 catenelle ed ora faremo 5 catenelle. 1, 2, 3, 4 e una 5. E ci andiamo ad agganciare. Allora, adesso vi mostro bene dove. Ci andiamo ad agganciare nel punto basso del giro precedente attraverso un punto basso. 5 catenelle. 1, 2, 3. 4, 5. Qui abbiamo nel giro precedente abbiamo fatto il punto basso, vedete, ci sono le due asoline del punto basso. Noi entriamo con l'uncinetto e andiamo a realizzare un altro punto basso. Allora, vediamo un po' di prenderlo bene così. Si prosegue con questo schema fino alla realizzazione completa di tutti gli archetti. Ho agganciato il mio archetto con un punto basso, ora faccio un punto bassissimo all'interno dell'archetto e proseguo con la realizzazione dei punti alti, quindi 3 catenelle, 1, 2, 3
Nel giro precedente abbiamo lavorato 5 punti alti, ora dobbiamo fare 6 punti alti. Ecco fatto, il modulo da seguire è sempre questo: più giri lavoriamo e più logicamente il fiore diventa grande. Allora vado a realizzare tutti i miei punti alti. La dimensione del fiore la decidete voi, se volete un fiore decorativo molto grande, proseguite con questo schema. Se invece volete un fiore più piccolino, vi fermate a questo punto. Una volta che avete raggiunto la dimensione del fiore che desiderate, tirate bene il cordino centrale, in questo modo qui si è agganciato, poi lo sistemo, e con l'ago andate ad agganciare il filo, fate sparire il filo di lavorazione. Io adesso termino di lavorare questo giro e poi mi fermo. Ho terminato di realizzare la mia rosa d'Irlanda e con dei piccoli punti nascosti l'ho applicata sopra il mio sottopiatto. Il risultato è questo, guardate che bello, molto molto originale, molto particolare. Io ringrazio di cuore l'azienda DoiTu per avermi inviato il materiale e avermi dato così la possibilità di realizzare il video tutorial. Vi invito ad andare a dare un'occhiata sul loro catalogo perché troverete sicuramente quello che fa per voi. Ci sono veramente molte, molte cose belle, belle e sfiziose. Nel box informazioni io vi lascerò il codice sconto del 35% che potete applicare anche sugli articoli già scontati per avere così un risparmio doppio. Io vi saluto, vi ringrazio e vi do appuntamento al prossimo video tutorial. E mi raccomando, se il video tutorial vi è piaciuto, regalatemi un like.